La Regione Basilicata ha ribadito la sua contrarietà alla realizzazione sul territorio regionale del deposito unico di scorie radioattive. Una posizione emersa nel corso dell'incontro svoltosi giovedì mattina in videoconferenza per fare il punto sulla procedura di consultazione pubblica attraverso la quale, entro i prossimi 60 giorni, i soggetti portatori di interessi qualificati potranno esprimersi in merito alla localizzazione del deposito. All'incontro, introdotto e presieduto dall'assessore all'ambiente Gianni Rosa e dal dirigente generale del Dipartimento Giuseppe Galante, hanno partecipato alcuni esponenti della Giunta e del Consiglio regionale, il direttore generale dell'ARPAB Antonio Tisci con i tecnici Achille Palma e Carmela Fortunato, Salvatore Adduce, Andrea Bernardo e Mario Guarente in rappresentanza dell'ANCI, i presidenti delle province di Potenza e Matera, Rocco Guarino e Piero Marrese, il sindaco Domenico Bernardi e l'assessore all'ambiente di Matera Lucia Summa, i sindaci di Genzano, Oppido Lucano, Irsina e Montescaglioso, il vice sindaco del comune di Montalbano Ionico Giuseppe Di Sanzo e l'assessore Giusi Cirigliano in rappresentanza del comune di Bernalda. Nel corso della riunione si è appreso che i tecnici della regione e dell'ARPAB stanno svolgendo tutti gli approfondimenti necessari per redigere, in stretto rapporto con le amministrazioni locali interessate, le osservazioni di carattere tecnico-scientifico a supporto della netta contrarietà già espressa dal governo regionale lucano sull'eventuale localizzazione del deposito in Basilicata. In particolare saranno formulate osservazioni in merito al valore naturalistico e faunistico delle aree interessate, che in parte, come è stato rilevato da più parti, rientrano nel patrimonio UNESCO dei Sassi di Matera. A conclusione dei lavori, la dichiarazione dell'assessore Rosa e il videomessaggio del governatore Bardi. La risposta che dovremmo dare al governo nazionale è un no, è un cuore unanime di no, perché riteniamo che la regione Basilicata non può subire questo ulteriore aggravio se noi aggiungiamo anche a quello che già la Basilicata paga rispetto al apporto energetico con le stazioni di petrolio. La linea è unanime, la linea è quella di redigere un documento unitario, non ci saranno tanti documenti singoli di noi, ma la Basilicata si presenterà in maniera unitaria, con un unico documento che sarà redatto in questi 58 giorni che ci rimangono. Noi ci siamo immediatamente attivati rispetto al 5 che è stata pubblicata la nota, sarà un unico documento fatto da tutti, la regione avrà la cabina di regia, tutti i comuni o tutte le persone che vorranno partecipare potranno dare il loro contributo. E quindi un unico documento, io dico che questo è il fatto più importante che emerge questa mattina, la Basilicata si presenta unita, dato che la regione Basilicata già adattando all'Italia in termini energetici, pensare ha già dato tanti in questi anni con l'ITREC di Rotondella, voglio dire, non dimentichiamo da quanti anni è presente quell'insediamento. La Basilicata sta sviluppando, vuole svilupparsi non su queste cose, ma vuole svilupparsi guardando alle sue peculiarità, che possono essere il turismo, le bellezze naturali, e quindi sappiamo bene che questo insediamento, al di là di quello che la Sogin poi scrive sul sito, 4.000 assunzioni, ritorni, cose, non ci interessa. Noi riteniamo che lo sviluppo della Basilicata vada oltre. Ma soprattutto riteniamo che la Basilicata allo Stato italiano già sta dando tantissimo. Già il 31 luglio 2019 c'è una nota da parte del Dipartimento Ambiente inviata alla Commissione delle Regioni quando si parlava del Piano Nazionale, dove la Regione Basilicata ha espresso la sua contrarietà. Quindi voglio rimarcare, l'abbiamo già detto il 31 luglio 2019 con una nota formale che poi possiamo anche consegnare, ribadiamo oggi con forza a distanza di un anno. Considerando che questo lavoro però, in questo periodo noi non siamo stati più ascoltati su nulla, cioè noi oggi recuperiamo quello che ci viene detto da un sito che è quello della Sogin, non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale, anche un modo abbastanza ortodosso, voglio dire, di lavorare. Cioè il governo approva il 31 dicembre il lavoro fatto dalla Sogin, lo fa pubblicare, perché era tutto segretato prima, lo fa pubblicare il 5 di gennaio, noi dobbiamo leggerlo come istituzione da un sito internet, evidentemente anche questo modus operandi non ci convince. Voglio rimarcare che la regione Basilicata, perché ho letto alcune polemiche, la regione, noi siamo stati interpellati soltanto sul piano nazionale, non sul quest'ultimo documento, e sul piano nazionale abbiamo espresso con un documento datato 31 luglio 2019 la nostra contrarietà. Mettereste un deposito di scorie nucleare a Pompei o magari nella laguna di Venezia? Non credo proprio, ed è per questo motivo che è impensabile anche solo ipotizzare
che una simile realizzazione debba essere fatta nei pressi di Matera o in altre aree della Basilicata. Una regione, è bene ricordarlo ancora una volta, che ha già dato e sta continuando a dare tanto all'Italia in termini di risorse energetiche ed uso del territorio. Ben venga quindi la consultazione pubblica, che speriamo si svolga con il massimo coinvolgimento delle istituzioni e di tutti i soggetti portatori di interessi. Ma sin d'ora deve essere chiaro che nel nostro territorio non sorgerà nessun deposito di rifiuti nucleari, né ora e né mai.